amico Maurizio Paulisi, dottor Fidu. Sono due gruppi, il primo arriva da Vicenza e sono giovani, ma in realtà il gruppo si è formato una decina di anni fa, quindi è dal 2003 mi pare che suonano insieme, e per me è la prima volta anche per come voi, li sentivo poco fa suonare, sono veramente fortissimi e si chiamano G-Runners! Facciamo anche dei momenti di sensibilizzazione con le donne, soprattutto per aiutarle a gestire meglio, soprattutto i loro figli. E
riguardo all'igiene, a come utilizzare l'acqua perché sia un po' più potabile. E quindi questo è un po' quello che abbiamo iniziato a fare. Questo ci ha permesso di comprendere molto meglio la realtà del luogo, di entrare di più nella vita vera, nella vita quotidiana di queste persone. Anche se è stato all'inizio un po' scioccante, ci ha aiutato veramente a comprendere meglio e a renderci conto meglio dei bisogni. E poi in questo ultimo periodo siamo riusciti a attivare dei dispensari. Siccome ci sono pochissimi ospedali e ci sono delle grandi distanze da compiere per poter arrivare in questi ospedali, ci sono delle strutture sul territorio che sono un po' come degli ambulatori in cui ci sono degli infermieri di solito, e questo permette alle persone di avere un primo luogo dove recarsi quando sono malate. Quindi abbiamo attivato due dispensari appunto per poter permettere alla popolazione di curarsi quando si ammala. Ma la realtà di cui voglio parlarvi maggiormente è la realtà dei bambini. In questo periodo ci siamo imbattute in molti bambini con situazioni difficili e con delle malnutrizioni severe, cosa che in primi anni non avevamo constatato. E abbiamo incontrato molti bambini, soprattutto facendo le nostre visite nei villaggi, e abbiamo iniziato a portarli in ospedale per curarli, quindi per nutrirli in modo adeguato e per aiutarli a crescere meglio. Ma ci siamo imbattuti in situazioni un po' difficili, perché spesso sono bambini che non hanno una situazione familiare stabile. Per esempio alcuni sono orfani, vivono magari con la nonna, oppure con qualche parente che però non riesce a occuparsi di loro. E quindi adesso ci stiamo un po' interrogando su questa realtà. Ci siamo trovati nella condizione di curare dei bambini e poi cercare un posto dove metterli. Quindi abbiamo iniziato a piazzare bambini in alcune case disponibili, oppure in orfanotrofi, in centri di accoglienza, ma adesso iniziano ad essere troppi. E abbiamo anche dovuto accoglierne alcuni in casa nostra, adesso ne abbiamo 7, una signora che ci aiuta a curarli, proprio nella nostra casa. Ma inizia a diventare una situazione un po' ingestibile, soprattutto perché ce ne sono molti altri. E ogni volta quando ne troviamo ci diciamo perché i nostri, che sono con noi, hanno avuto la fortuna di arrivare e non li abbiamo accolti, ora stanno bene, crescono bene. Ce ne sono altri che non hanno questa possibilità. E quindi un po' la sfida che adesso ci sentiamo di cogliere è quella di cercare di costruire un centro, una casa per tutti questi bambini, che non sarà magari un vero orfanotrofio dove i bambini resteranno tutta la vita, ma un centro dove possiamo accogliere dei bambini che magari hanno delle situazioni familiari che al momento non permettono di lasciarli nelle loro case, quindi per poterli recuperare a livello sanitario, ma nel senso per curarli, ma anche per permettergli di crescere, soprattutto quando sono ancora piccoli, hanno bisogno di molte cure, in modo adeguato di crescere avendo un tetto, avendo il cibo, ma anche avendo delle persone che li amano e che si prendono cura di loro. Questa è un po' la ragione per cui sono qui stasera, oltre che per ringraziarvi, per dirvi un po' raccontarvi la nostra esperienza, ma anche per chiedervi un aiuto per questo nuovo progetto che vorremmo portare avanti. Penso che ho detto un po' tutto, vi dico grazie per essere stati qui e grazie anche ai cantanti e a tutti quelli che hanno partecipato per organizzare questo evento. E vorrei dire grazie anche alla ONLUS, a Vincura di Loro, che è un po' la struttura, la ONLUS che ci sta accompagnando praticamente da quando abbiamo iniziato la nostra missione in Togo. Tramite loro che abbiamo potuto sviluppare vari progetti, come per esempio quello delle visite nei villaggi. Sono loro che ci hanno comprato l'ambulanza e tutto quello che utilizziamo per curare i bambini viene da loro. Quindi li ringrazio tantissimo e gli chiedo di continuare ad accompagnarci in questo lavoro che è entusiasmante, è bellissimo e che ci permette di conoscere delle realtà veramente particolari. Quindi adesso vi abbiamo un po' coinvolto perché adesso ci conoscete e quindi vorrei che prima di tutto continuaste ad accompagnarci un po' con la preghiera, col pensiero, sapendo che ci sono queste realtà, ecco, questi sono i bimbi che sono a casa nostra. E vorrei chiedervi, se volete potete lasciare un contributo per questa casa che costruiremo,
quindi all'uscita. E c'è anche la possibilità di iscriversi alla Onlus per chi vuole, diventando socio c'è una quota che ogni anno viene versata e che ci aiuta nelle nostre opere. Grazie ancora, grazie di essere qui e buona continuazione dell'ascolto di questa bellissima musica. Il gruppo che abbiamo ascoltato poco fa è un po' l'ultima generazione del bluegrass italiano. Il gruppo che ascoltiamo adesso è un gruppo nato recentemente, perché è nato pochi anni fa, ma un paio di elementi dei cinque componenti del gruppo sono, possiamo dirlo, dei veterani. Non vi renderete conto di chi si parla in specifico, perché come sapete il lifting fa dei miracoli. E accogliamo con un grande applauso, si chiamano Luna! Just a fool staying home and having no one. I can't get over how she set me free. Oh, love's on me. I thought they'd stick out and make it, but just a hit and run. I knew that I should have some fun in paying the town. I lost it through the blind and just can't see. Oh, love's on me. I want to go to the rock.